Salta ancora la seduta del Consiglio Comunale e salta nuovamente la discussione che era all'ordine del giorno sulla questione mare, così come è avvenuto 2 settimane fa, quando ci fu una vivace protesta degli attivisti in Via Verdi con tanto di allestimento di campo di beach volley, ombrelloni e sedie a sdraio per chiedere ancora una volta che sia liberata tutta la linea di costa da San Giovanni a Bagnoli e restituito il mare libero ai cittadini. Ancora una volta è tutto da rifare. Gli argomenti all'ordine del giorno di oggi sono rimandati alla prossima seduta fissata per il 9 e 10 aprile. Il consigliere comunale Sergio D'Angelo, eletto in consiglio con la lista Napoli Solidale, ha espresso il suo disappunto. Io spero davvero che questo secondo incidente non abbia nulla a che fare con il merito delle proposte che avanziamo, perché davvero sarebbe molto grave se si dovesse trattare di questo. Noi proponiamo al Consiglio Comunale con un emendamento di modificare la nota integrativa del DUP, che è il documento unico di programmazione, quindi un documento fondamentale che è alla base di tutti gli interventi, gli atti amministrativi di un'amministrazione comunale. E cioè prevediamo esattamente che occorra rispettare la norma già prevista da tempo, che impone all'autorità portuale il passaggio di consegne e la responsabilità di tutte le coste, dei 28 chilometri di costa, alla competenza del Comune di Napoli.